Buongiorno, dialoghiamo oggi di Olocausto degli ebrei, ovvero del genocidio degli ebrei. Ci sono stati altri genocidi nella storia, feroci, violenti, drammatici, ma questo, a mio modo di vedere, suscita una certa impressione perché è avvenuto nell'avanzatissima, Germania, nella Germania di Kant, nella Germania di Goethe, nella Germania che, si considerava, penso sia anche giustamente uno dei punti più alti dello sviluppo della storia occidentale e della nostra cultura. E penso che per molti versi un'azione di questo tipo fosse imprevedibile o molti non l'avessero prevista, almeno in questa intensità. Suscita anche una certa impressione la sistematicità e la forte ideologia che c'è dietro a questo genocidio. Questo genocidio, l'Olocausto degli ebrei, ricordato da una giornata che il 7 gennaio è il giorno in cui l'Armata Rossa ha liberato quell'inferno del campo di sterminio di Auschwitz. Ma la questione degli ebrei, la questione dell'Olocausto, tuttavia, viene da lontano, ha delle matrici e delle radici lontane e profonde. Radici europee per molti versi, perché i temi razzisti e antisemiti già erano presenti nell'antica Roma. Beh, pensiamo a Tacito, pensiamo al senso critico e alle critiche che emergevano verso il mondo ebraico, proprio da parte romana, no? E le difficoltà di rapportarsi del mondo romano col mondo ebraico, con la Palestina. Ma poi anche nella cultura moderna. Beh, è facile ricordarsi di Fichte, ancora più facile forse ricordarsi di Hegel, dove le riflessioni critiche di un popolo ancora indietro nello sviluppo della storia occidentale in Hegel sono molto forti. Ricordiamoci che nella storia dei popoli, gli ebrei occupano una posizione abbastanza bassa, abbastanza arretrata, no? Sono indietro rispetto a un certo sviluppo, ma soprattutto come non citare Heidegger, a mio modo di vedere, uno dei più grandi, un enorme filosofo del Novecento, neppure verso la tematica ebraica, verso il mondo ebraico, parole molto, molto dure, molto, molto così, molto forte, che ha dato anche una certa impressione. Pensiamo ai Quaderni Neri recentemente pubblicati, dove peraltro è molto chiaro che lui considera gli ebrei una di quelle popolazioni che sono ancora legate, lui li chiama gli enti, cioè gli oggetti, cioè a quella dimensione impersonale, non personale, inautentica nella comprensione di sé e dell'esistenza, in quanto si è appiattiti sugli oggetti. E quindi gli ebrei rappresentano un popolo che ancora non è un popolo che non è entrato in contatto con l'essere, con la dimensione vera della vita, con la dimensione personale delle cose, perché gettati, appiattiti e appiattiti nel mondo delle cose. E qui non abbiamo tempo di approfondire Heidegger, ma insomma, gli ebrei rappresentano un elemento negativo, sicuramente non positivo, negativo, nell'analisi dei popoli del mondo occidentale. Tuttavia, la riflessione critica verso gli ebrei viene da ancora più lontano, mondo sicuramente da una chiesa, dal mondo cattolico, da cui poi dopo per certi versi anche è sembrato ritornare un certo antisemitismo nazionalsocialismo, almeno così si è detto, nel mondo, nella chiesa, già nel 1215 gli ebrei dovevano portare un velo giallo per farsi riconoscere. E non confondere, visto che è impossibile redimerli dai loro peccati originali, e tanto vale che è meglio, tanto vale riconoscerli affinché si sappia con chi si ha a che fare. Gli ebrei, infatti, sono uccisori di Cristo, sono quelli responsabili dell'uccisione di Cristo, sono deicidi. E poi, visto che non sono destinati al paradiso, possono benissimo dedicarsi all'usura e all'utilizzo del denaro nelle sue forme più negative. E infatti, quello che è lo sterco del diavolo, cioè il denaro, è riservato agli ebrei. Tant'è vero che appunto loro non sono destinati a incontrare Cristo, a incontrare Dio nel paradiso, e quindi possono benissimo occuparsi di queste cose negative, diciamo, no? Di queste cose negative.
Sappiamo poi che anche in Trentino gli dei furono accusati, gli ebrei furono accusati di aver ucciso il Sisimonino. Poi si dimostrò un'accusa falsa, però intanto nella Vox Populi questa accusa ci fu. Ma poi anche gli ebrei espulsi dalle principali, dalle monarchie, dai principali stati moderni d'Europa, dai primi stati moderni d'Europa, espulsi prima dalla Spagna di Filippo II e poi dalla Francia di Luigi XIV. Appunto, l'ebreo errante che deve cacciato dai luoghi dove magari per generazioni già viveva, perché è considerato indesiderato, un elemento negativo, un elemento non compatibile con la dimensione, con la cultura, la dimensione cristiana e accettata del luogo. Ma poi, come non ricordarsi del caso Dreyfus, l'affaire Dreyfus, il capitano dello Stato Maggiore ebreo, accusato di alto tradimento, probabilmente voglia di dire, di pensare solo perché ebreo, un'accusa che poi si è rivelata, si è dimostrata falsa. Sappiamo che Zola ha scritto il famoso J'accuse, un'accusa contro il presidente della Repubblica, contro un sistema politico, un sistema militare, ma io forse direi anche un sistema culturale che vedeva nell'ebreo il nemico, l'elemento negativo, colui il quale sicuramente, il corrotto, colui il quale sicuramente era il colpevole rispetto a determinate situazioni, no? Una specie di malattia pronta sempre ad esplodere, che andava sempre tenuta sotto controllo. Se c'era una colpa era nel mondo ebraico, andava trovata lì. Come non citare poi i famosi protocolli dei Savi di Sion, un falso storico della polizia segreta russa, nella sua versione integrale del 905, di cui si parla di un ipotetico congresso fine 800, dell'897, dove gli ebrei avrebbero progettato di impossessarsi del mondo occidentale, cristiano occidentale, beh, attraverso la finanza, attraverso azioni violente, anche terroristiche, no? Al fine fondamentalmente di distruggere l'Occidente cristiano. Beh, certo, cos'è stata la grande guerra se non un tentativo di distruzione dell'Occidente? Poi si dirà, e la crisi economica finanziaria del 1929 cos'è stata? E ancora prima quel grande bubone che è stato il comunismo. Tutti attacchi al mondo occidentale e alla sua stabilità. Tutti attacchi al mondo occidentale e alla sua stabilità. Hitler, nella sua politica razziale, quella che poi sarà definita, vedremo meglio nella soluzione finale, anche se la soluzione finale che via via prende corpo passo dopo passo. È un progetto organico che fin dall'inizio ha ben determinato tutte le sue fasi, è più un'ideologia di fondo che poi giorno per giorno si evolve. E quella che poi, ripeto, per Hitler sarà la sua politica razziale che ha sicuramente maturato, acquisito, strutturato nei suoi anni a Vienna. Prima della Grande Guerra, quando lui cercava di entrare nell'Accademia d'Arte, dove non è riuscito a passare, due esami che abbia fatto, e negli anni che era a Vienna, che faceva l'imbianchino, insomma, anche per sbarcare il lunario, è entrato in contatto con una setta che era a Vienna, la setta Ostara, dea della primavera, guidata da un monaco, uno spretato da un monaco, ex monaco, Lanza, il quale parlava di una razza ariana a cui ritornare e di un contrasto contro le razze negative, le razze del male, le razze della corruzione, certamente anche il mondo ebraico, che impedivano il ritorno alle fonti pure, alle fonti originarie del mondo ariano, del mondo del nord, poi in particolar modo. Il Mein Kampf, che lui detta ad Hess quando è in prigione, dopo il fallito Push del 1923, lui detta questo Mein Kampf, questa la mia battaglia, la mia lotta, è incentrato, a mio modo di vedere, come suo punto cardine sulla questione proprio della razza. Anzi, direi proprio che il Mein Kampf ha come suo motivo dominante la questione della lotta tra razze. Lotta tra razze ariane e razze inferiori, razze del bene, tra virgolette, e razze negative, del male. Non così ricordiamoci che
che Karl Marx aveva parlato della storia come storia di lotta di classe. Questo, soprattutto il marxismo, aveva la tematica della storia come lotta di classe. Ecco qui la storia è storia come lotta tra razze, razze ariane, razze superiori e razze inferiori. E in particolar modo gli esponenti peggiori di queste razze inferiori, e inferiori non vuol dire che non siano pericolose, questo lo precisiamo perché sono pericolosissimi, gli esponenti di punta di queste razze inferiori sono gli ebrei. I quali sono sfruttatori, sfruttatori di tutte le situazioni e di ogni luogo dove si trovano, una specie di sanguisuga, una specie di sanguisuga, e sono responsabili del declino e di ogni male che sia successo, e ovviamente che succederà in Occidente, no? A partire dal comunismo, non mi viene in mente certamente senza, a partire dal comunismo, no? E dietro il comunismo c'è il mondo ebraico, no? E il problema ebraico si risolve e si inquadra su due linee, secondo Hitler. Da una parte la presenza di un'internazionale ebraica fatta di persone che sono inserite, magari ben inserite nel mondo occidentale, magari ben inserite nel mondo tedesco, fatemi dire, magari bionde con gli occhi azzurri, che si confondono rispetto agli altri, che controllano le banche, controllano la finanza, controllano l'istruzione, controllano i giornali, controllano la cultura, controllano i punti nevralgici del paese e che hanno come unico obiettivo quello di diffondere elementi di negatività, di diffondere la crisi, ampliare la crisi, diffondere il male. Sono i cosiddetti appunto geni del male che sono estremamente pericolosi anche perché talvolta non facili da riconoscere. E poi, ovviamente, rispondono a quel progetto che sono poi i protocolli dei Savi di Sion, no? Che poi il progetto finale è la distruzione dell'Occidente cristiano, germanico, ariano. E poi emergerà anche, dopo, soprattutto con la guerra, anche la questione della massa ebraica, perché il mondo ebreo è anche fatto di una massa di ebrei, soprattutto nell'est, che rappresentano un po' tra virgolette, una feccia pericolosa, perché rischiano ovviamente di imputridire, di infettare il sangue tedesco. E lì parliamo ma di milioni, di milioni di ebrei che andranno trattati in un certo modo, il problema che andrà affrontato con energia e come un bisturi deve tagliare la carne, deve tagliare il corpo dalla parte giusta, togliendo la parte invece infettata. Ecco, queste sono un po' le premesse così complessivamente di una questione così complicata, così articolata. Vedremo in un secondo momento, in un secondo incontro, quali sono le fasi, le cosiddette fasi, perché poi, ripeto, più che fasi, si tratta di passaggi, no? Che caratterizzano questa ideologia razzista e antisemita. Vi ringrazio per avermi seguito. Vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto al prossimo incontro e arrivederci.